Una puntata, caro Guido, che ci piace molto perché cantautori, vuol dire tanto e vuol dire anche andare a scovare delle belle situazioni. E noi abbiamo un altro collegamento molto importante. Dicevi tu, Guido, anche a microfoni spenti che ci tieni moltissimo. Beh, ci tengo molto perché io sono un appassionato proprio dell'autoralità e anche della musica che ha del sangue, che ha delle pulsioni. E l'artista che abbiamo in collegamento è un artista che ha iniziato da tanto tempo, al punto che sta festeggiando e ha festeggiato ormai oltre 20 anni di carriera, ed è la musica della strada, la musica del rock insieme a delle belle ballad. Abbiamo Massimo Priviero con noi. Ciao Ciao Massimo! Massimo. Ciao, buonasera a voi. Ciao. Come stai? Sto bene. Sono in studio su due album contemporaneamente perché siamo abbastanza sotto pressione, però va tutto bene. Cioè, due album contemporaneamente che vuol dire? Scusami. Ma, No, vuol perché sono dire cose che, inusuali queste. soprattutto di questi tempi. No, il primo è un progetto un po' particolare che sto condividendo con mio violinista, ed è una rilettura di grandi classici americani, soprattutto degli anni 60, 70, diciamo da Dylan a Springsteen, per usare i termini Così due nomi a caso, sì, insomma, non certo. è a caso. E poi sono sul mio album di inediti, che conto di aver pronto per la fine dell'estate. Quindi C'è da lavorare. sì, c'è da lavorare fortunatamente, penso che ci siano anche buone idee, i progetti stanno venendo molto bene, e poi ci sono i live che in questo momento li ho fermati un po' perché altrimenti andavo abbastanza E beh fuori certo, anche perché trasparente. lavorare su due fronti discografici, dove da una parte c'è comunque una rilettura di artisti, quindi c'è un impegno anche di stare nelle righe di quello che può essere il progetto, e poi un altro di inediti, insomma, forse non si riesce a entrare anche in un mood live per realizzare tutto quanto insieme. Tu come gestisci i due dischi così diversi uno dall'altro? Dovresti chiederlo alla produzione, Ah, cioè, perfetto. che questo ma no, ma dai, fortunatamente è un periodo di bella energia e quindi comunque riesco, vado di qua di là, ovviamente cerco di separare bene le due strade che comunque collimano, essendo io comunque figlio da sempre di un certo modo di scrivere, che ha le radici in un certo tipo di rock, di folk, di Certo. blues americano, che è diventato da tanti anni patrimonio del mondo, quindi anche di qualunque musicista, a qualunque latitudine, quindi ovviamente anche di un italiano. Questo ovviamente è un discorso che mi riguarda ormai da 23 anni, per cui mi viene abbastanza naturale. Poi speriamo che venga tutto bene, sembra di sì. E sarà la mia gente, il mio pubblico a decidere ovviamente quanto abbiamo volato alto. Ecco, ti volevo chiedere una cosa. 23 anni, ma sono stati questi 23 anni veramente belli intensi. Io devo dire, conosco un po' della tua discografia, ma poi guardando anche sul sito uno si rende conto che veramente sono stati 23 anni all'insegna proprio del duro lavoro, ma anche del piacere di fare musica, sicuramente. Ah, quello è fondamentale, è la chiave di tutto, l'amore per quello che fai, il piacere, la passione, la possibilità di viverci, di incontrare la gente ai concerti, è la cosa, è una grande vittoria, se vuoi, rispetto a un ragazzo che tanti anni fa, che 30 anni fa sognava di fare quello. Dopodiché ci sono state anche delle scelte nella mia vita, il fatto di non accettare certi giochi, certi compromessi, quindi automaticamente di spostarsi da certe logiche. Però fai dei dischi, alcuni dischi sono scalato le classifiche, altri dischi sono stati una cosa di stranicchia, poi altri dischi hanno preso tanti premi, insomma di tutto di più. Però alla fine c'è un filo comune che li lega, ed è poi quello che sono io. La mia idea è che la musica sia alla fine fatta di gioia da un lato, ma anche
di sudore, di sofferenza nel senso blues del termine, nel senso migliore, nel senso di intensità, nel senso di amore profondo che ti porta fino in fondo a quello che sei, a quello che ami, alle cose in cui credi. Certo, tra l'altro tu proprio per mi pare intorno al 2010 hai fatto uscire questo album, questo CD live con anche il DVD che raccoglieva un po', rivestivi un pochino le tue canzoni anche del passato tratte da questo concerto che hai fatto a Rolling Stones, giusto? Sì, io ho avuto l'occasione di praticamente abbiamo chiuso Rolling Stone, fu l'ultimo, cioè Rolling Stone era un tempio, certo, del rock, certo. Autore, cioè a Milano, ma in generale per l'Italia, è passato il mondo, e poi i casi della vita hanno voluto che poi invece diventare monumento nazionale l'hanno chiuso. L'hanno chiuso. Sì, era un centro commerciale, certo. Naturalmente, e l'ultimo concerto che abbiamo fatto lì, è stata l'occasione per era l'unico posto, togli San Siro e il Forum a Milano, dove non avevo suonato, e per assurdo, ed era, e quindi era stata un'occasione veramente bella, abbiamo portato tantissima gente, quasi 2000 persone, e abbiamo fatto una cosa molto tra questo viaggio molto molto intenso, molto forte. Alla fine abbiamo registrato l'album, erano 20 anni che non avevo fatto un disco live ufficiale, l'abbiamo fatto, ci abbiamo fatto il DVD, il disco è andato bene anche in termini commerciali, come si dice, nel senso che è un disco che poi è andato in classifica, senza in classifica, certo, qualche settimana, cosa che per me non è, credetemi, non è fondamentale, io non penso affatto che... No, ma poi tu sei uno, soprattutto proprio da live, no? Molto, ami molto quello suonare. Quello sicuro, quello mi piace ribaltare, tra virgolette, la gente quando si fanno i concerti, ancora di più ultimamente quando si fanno i concerti acustici, perché mi piace molto dare grossa energia anche avendo magari pochi strumenti sul palco. È il mestiere più difficile, ma è il mestiere più bello, perché se riesci a dare... intensità, emotività, energia anche magari con un paio di chitarre acustiche, un violino, un Hammond, è la cosa più difficile, ma può essere anche la cosa più bella. Comunque di questo concerto del quale stavamo parlando prima è uscito anche un DVD, se non erro, certo, vero? Sì, era insieme era un CD doppio con in più il DVD in allegato, quindi alla fine era un triplo, e è uscito poi per Universal Music dell'estate 2010, più o meno un anno e mezzo fa, più o meno, e abbiamo fatto poi un bel viaggio, perché ci abbiamo fatto 40 date più le presentazioni, le cose, che abbiamo tirato fino alla fine del 2000, fino all'Auditorium di Milano, quindi alla fine del 2010, poi abbiamo continuato ancora, e poi l'abbiamo mollato da 6-7 mesi, che sono fermato. C'era anche Mr. Tambourine Man, no? C'era Tambourine, che era uno dei classici che facevo da ragazzino, e l'ho reinciso perché lo facevo per la strada, perché Dylan fu il mio primo amore da ragazzo, perché era il mio soprannome quando ero ragazzo, quindi alla fine... Poi c'era anche la bellissima We Shall Overcome. Vabbè, devo dire, un qualcosa di prezioso. Ti volevo chiedere quanto è difficile far musica fregandosene un po', ecco, scusa il termine un po' brutale, delle classifiche. Ma è difficile, è molto difficile da un lato, però è la cosa più giusta che un musicista, un artista, un cantautore deve fare nel momento in cui vuole essere se stesso, e nel momento in cui se ne deve fottere del successo, perché il successo è una cosa che non va inseguita, è una cosa che ti può capitare nella vita, ma il tuo primo bisogno, la tua prima necessità è... La tua prima vittoria, tra virgolette, è riuscire a vivere la tua musica, dopodiché ed essere te stesso. È successo tanto più in Italia, è successo, è una cosa che io ho avuto anche un certo successo nazionale popolare 20 anni fa con San Valentino, eccetera, eccetera, ma credimi, non è mai la misura del valore di un'esistenza, tanto più di quello che uno fa. Quindi è il consiglio che do ai ragazzi quando vengono a chiedermi. È difficile, però è la strada più bella. È difficile la strada più bella perché fai quello che ti senti.
Sì, perché sei te stesso. Senti, parla... Nessuno, come diceva Stendhal, penso, cioè uno scrittore francese dell'Ottocento, come diceva Stendhal, non c'è niente di... L'unica cosa che vale veramente nella vita è essere veri, diceva lui. Per cui penso che alla fine sia una frase... Un concetto semplice, ma che rimane... Un concetto importante, tra l'altro, sì, esatto. Sì, sì. Senti, prima di ascoltarci il primo pezzo di questa chiacchierata, io ti volevo dire, volevo raccontare un pochino agli ascoltatori che tu, tra l'altro, hai avuto anche un disco con una grossa produzione, nel senso tu hai avuto Little Steven, il chitarrista di Springsteen, che ha prodotto un tuo album. La leggenda, non so se è vero, dice che tu hai mandato dei pezzi a lui e lui ti ha chiamato dicendo voglio produrre il tuo disco. Non so se è andata così. È andata così, ci parliamo di una ventina di anni fa, andò così perché... Io ero sul mio secondo album, non ero convinto della produzione, di come stava venendo, presi le canzoni e le mandai a Steven, lui mi chiamò col fuso orario sballato perché era una notturna, diciamo, certo. Così, e mi disse sarei orgoglioso di venire a produrti. E io gli risposi, figurati, cioè, anch'io sarei orgoglioso. Beh certo, pensa se gli buttavi giù il telefono, non mi secchi. Esatto. E quindi questo fu, poi fu un bellissimo viaggio, l'album anche molto bene, ma questo succede, torniamo al discorso di prima, succede quando hai a che fare con degli artisti o delle persone vere, certo. Che non misurano, io ero un giovane italiano che stava avendo un certo successo, ma ovviamente non era una rock star, e quindi non c'erano business di dietro, non c'erano grandi... Non è i Rolling Stones che si mettono d'accordo con gli U2 per fare il pezzo insieme. Chiaro. E quindi era una cosa bella, molto naturale. E con Steve siamo rimasti amici, ogni tanto ci sentiamo, abbiamo incrociato altre volte. Penso molto probabilmente che ci vedremo anche quando Bruce arriverà a Milano. Certo, che c'è questo giro di concerti, certo. Sì, sì. Senti, allora noi pensavamo di proporre adesso come pezzo Spari nel cielo, che ne dici? Sì. Spari nel cielo è una canzone che io amo molto, ed è molto bluesy come atmosfera, ed è l'idea, il concetto che c'è dietro è il fatto che è un discorso di unità, è difficile da spiegare, è il fatto che alla fine, per quanto diversi possiamo essere, siamo tutti allo stesso modo degli spari nel cielo, che ha una doppia valenza, che vuol dire elevarsi alle vette più alte come modo di essere, come anima, e nello stesso tempo poter finire nel vuoto. Quindi, detto così, adesso non vorrei fare dei discorsi troppo complicati. Però, no, certo, ma poi, come si dice, le canzoni parlano da sole, sì, per cui esatto. Lasciamo andare questa musica, tu rimani con noi e ci ricolleghiamo tra pochissimo. Stai lì. Oh.